Stavolta mi serve che tu ripristini l'equilibrio naturale in questa città. Uno dei Valentinos ha azzerato un poliziotto ed è rimasto impunito. Tu puoi cambiare le cose. Se trovi chi lo copre, ti pago un extra. Specifiche allegate. Yes, 이유를 막고 호스피탈은
pare che hai risposto. Credo di aver bisogno del tuo aiuto. Credi? D'accordo, ho bisogno del tuo aiuto. Possiamo vederci? Ehi, calmati, Panama. Dimmi che succede. Ricordi, Sol, il capo del clan che ho lasciato? Sì, avevate litigato o roba del genere. Ora non ha importanza. L'hanno rapito. Devo parlartene di persona, lì. Dimmi dov'è e quando. Non sai quanto mi fa piacere sentirtelo dire. Vieni al campo degli Aldecaldo, ti spiegherò tutto. Gli Aldecaldo? Pensavo ne fossi uscita. È una lunga storia. Fa presto, ti aspetto. Oye, despacio! Quel bastardo! Tira fuori!
merda. È conciato male, ma è vivo. Sentiamo un po' cosa da dire Dennis. Ehi, come va? Trovato il pacco? Potevi dirmelo che il pacco era un uomo? Se fosse stata una cassa di banane avrei usato le poste. Rilassati. Beh, chi è? L'ambasciatore del Messico. Cristo, ma che te ne frega? C'è una macchina pronta per te. Metti l'uomo nel bagagliaio e guida fino a Northside. L'indirizzo è nel navigatore. Ok. Un'ultima cosa. Occhio ai Tiger. Stanno cercando il tuo nuovo amico. Aspetta, aspetta, cosa? Lo stronzo riagganciato. Thank you.
lavoro finito? Lo vedo. Ben fatto, ottimo lavoro. Va tutto bene, Haruyoshi? Dennis mi dà speranza. Quindi chi è questo tizio? Ti racconterà lui la sua storia, Haruyoshi? In Giappone, neurochirurgo, migliore di tutti, buon istinto. Un giorno, capo di Tiger Cross serve operazione, ma capo muore sul tavolo. Tiger Cross molto arrabbiati. Io nascondo in nave, nuoto fino ad America. Qui, Dennis salva me. Ma c'è segreto. Io uccido capo di Tiger Cross apposta. Miglior chirurgo di mondo non fa errori. È davvero commovente, ma non mi hai ancora pagato. Lo so, lo so. Ecco un pegno della mia gratitudine. Da dove vieni esattamente? Neurochirurgo, migliore di mondo. Buon istinto. Sono V. Sto indagando sulla morte di un certo Lucius Rhine. Chiedo perché. Non sei un poliziotto. Sto conducendo un'indagine privata su questa faccenda. Beh, buona fortuna. E fammi un favore, dimenticati questo numero, ok? Non sopporto gli investigatori privati. Non sono un investigatore. E allora cosa sei? Incontriamoci, lo scoprirai. D'accordo. Sto andando a Chubby Buffalo's. Arrivo subito.
voglia vederti. Chissà. Sei Riverward? In carne e ossa. V, giusto? Il mio partner, Detective Hall. Che ne dici se parliamo in privato? Anne e io siamo una mente sola. Non abbiamo segreti. Vuoi davvero lavorare con un mercenario? Non so ancora cosa voglio fare. Per ora voglio vedere se scopro qualcosa di nuovo sulla morte di Lyne. Ancora con quella storia? Il capo ti ha detto di chiuderla. Non farglielo ripetere. Sai quanto odia dover dire due volte la stessa cosa. E se proprio non te ne frega un cazzo, ascolta il mio consiglio, da amico. Lascia perdere quel caso. Forse facendo qualcosa? Sono solo qui, seduto, che bevo caffè e ascolto le chiacchiere. D'accordo. Fa come vuoi. Ma io non ne voglio sapere. Devo comunque andare a prendere mia figlia. E almeno cercatevi un angolino più tranquillo, dove nessuno può ascoltarvi. Ok, parla. Prima dell'attacco volevi parlare con le guardie del sindaco. Avevi informazioni per loro. Di che tipo? Prima voglio farti una domanda. Perché stai indagando su questo caso? Chi ti ha assoldato? Mi dispiace, non rivelo mai il nome dei miei clienti. Beh, allora immagino che avrai molte altre piste a parte me. Voglio dire, lo spero, perché io non ti dirò niente. E non lo faccio per cattiveria, per curiosità o altro. Lo faccio solo per pararmi il culo. Rischio anche la mia sicurezza. Quindi, prima di aprire bocca, devo sapere quali orecchie ascolteranno. Mi ha assoldato Liz Perales e suo marito, Jefferson. Probabile il nuovo sindaco. Avrei dovuto immaginarlo. Sai una cosa? Anna aveva ragione. Qui l'acustica è troppo buona. Ho l'auto qui davanti. Ok, certo. Alcuni ragazzi del distretto avevano visto Horvath ad Arroyo. Sparava ai bidoni e gridava che doveva vedere il sindaco. L'avevano portato dentro. Portato chi? Peter Horvath, il cyber psicopatico che poi ha attaccato il sindaco. L'avevano portato alla centrale, ma poi si è perso prima che potessimo interrogarlo. Quindi per te era una potenziale minaccia e hai avvertito il sindaco? Così? Solo per il tuo buon cuore? Lo dici come se fosse una cosa di cui vergognarsi. Vergognarsi, no. Ma non è una cosa che si vede tutti i giorni. Hai detto che si è perso. Com'è successo? Che intendi? Intendo che qualcuno non voleva che marcisse in cella quel giorno. E prima che tu me lo chieda, no, non so chi sia stato. Tocca a me. Perché Perales sta indagando su questa storia? Perché farlo in via non ufficiale, di nascosto? Perales potrebbe avere paura. Non vuole il posto di uno che è appena stato ammazzato? Io non lo vorrei. Per me, Perales vuole infangare Holt. Crede che Holt sia coinvolto? Non lo so. Ma un sindaco assassinato non è una buona pubblicità per il suo vice. Il Red Queen's Race. Ne sai qualcosa? Sai cos'è? Forse sì, forse no. C'entra qualcosa con Ryan? Andava lì il giorno in cui è morto. Ok. Andremo dal mio informatore. So solo che è un club per ricchi. Non so neanche dove cercarlo. Ma lui potrebbe saperlo. Poi parleremo con la donna per cui lavorava Horvath. O magari andiamo prima da lei. Decidi tu. Scusa, andiamo.
riesco a mollare questo caso. C'è qualcosa di strano. Guarda com'è stato chiuso in fretta. In questo modo tu potrai fare il tuo lavoro, mentre io troverò le prove per far riaprire il caso. Due piccioni con una fava. Allora, dove cominciamo? Prima andiamo a trovare il suo capo. Uno che può permettersi quel cromo dovrebbe anche avere la grana per dei medicinali psicosoppressori. Meglio controllare. Ok. Il 90% del lavoro d'indagine consiste nel parlare. E l'altro 10%? In cosa consiste? Compilare rapporti. Allora, con chi dobbiamo parlare? Il capo del cyberpsicopatico? Christine Markov, 42 anni. Risulta l'unica datrice di lavoro di Horvat. Nonché l'unico contatto. Dai, vi. So che aspetto abbia. Dobbiamo chiedere in giro. Io comincio a sinistra, tu vai a destra. Christine Markov, dove la posso trovare? Non la conosco. Christine Markov, altrimenti abbiamo alcune domande. Non conosco nessuna Christine. Questo non è un club di incontri. Sei Christine Markov? No, ma so chi è. La bancarella di roba elettronica, dall'altra parte.
Tu non scherzi, devi andare vai. Christine Markov, abbiamo alcune domande. Siete sbirri? Cerchiamo informazioni su Peter Horvath. Pare lavorasse qui. Sì, poi ha smesso di lavorare e ha iniziato a fare tutti quei discorsi del cazzo. Quando ha iniziato a comportarsi in modo strano? Nel caso di Peter, strano non significa quello che significa per tutti gli altri. Horvath non è mai stato completamente normale. Ah, ma l'Horvath post-prigione rispetto a quello di prima? Entrambi fuori, ma completamente diversi. Horvath guadagnava bene qui. Con il cromo che aveva addosso poteva comprarsi tutto il mercato. Sì, faceva una barca di soldi lui. Un cazzo di milionario, come tutti noi. Quindi dove ha preso gli addi? Ne sai qualcosa? Ascolta, se lo sapessi, non sarei qui a vendere scarti alla feccia locale. Mi comprerei una V e porterei il culo lontano. Un giorno, Peter è arrivato con tutta quella roba. Era molto agitato. Gli ho chiesto dove l'aveva presa e mi ha risposto che finalmente avevano riconosciuto il suo valore. Poi si è lanciato in uno dei suoi sproloqui. In questi discorsi, di cosa parlava? Ryan, i corporativi lo tengono per le palle, ma è comunque riuscito a fottermi. Il suo tormentone. Ce l'aveva con il sindaco? Cerchi un motivo nella sua follia. Forse pensava che Ryan parlasse a lui in TV, promettendogli ogni genere di cosa e poi fregandosene alla grande. Ascolta, ti ho detto quello che penso. Nel mondo di Horvath tutti volevano fregarlo. Lucius Ryan non vedeva l'ora di fotterlo e poi ucciderlo. Secondo Horvath, chi altri ce l'aveva con lui? A parte Ryan? La signora presidente, per lo più. E poi l'Arasaka, il vecchio. E quando è morto, è toccato a suo figlio. È tutto, detective? Mi state spaventando la clientela. Avevano riconosciuto il suo valore. Horvath aveva degli sponsor. Non abbiamo scoperto niente di nuovo. Potrebbe sembrare che non ne abbiamo ricavato molto. A volte le informazioni prendono un senso una volta ottenuto un nuovo contesto. Ad esempio, ammettiamo che qualcuno dica che ha mal di testa. Un dettaglio minore, non significa nulla, giusto? Di solito no, certo. Ma poi quel tizio si getta in mezzo al traffico e viene investito. Il vicino ricorda che qualcuno aveva fatto manutenzione al condizionatore del tipo col mal di testa. Incidente? Una coincidenza? Oppure un veleno a dispersione aerea, per uccidere intenzionalmente. Hai davvero avuto un caso simile? No, me lo sono inventato. Ma prova la mia teoria. Ah, magnifico. Ci penso io, Vi. Sparisci, Lag. Il tuo amichetto starà in cella per anni e dubito che tu voglia raggiungerlo. Oira eri, jibun no shinpai o staratou da? Sparite, gattini. Vi. Vaffanculo. Maledizione, Vi. Ti avevo detto che ci avrei pensato io. Dove vai? Camminare per strada con te non è affatto sicuro. Hai problemi con tutte le gang o solo con i Tiger? Sono un poliziotto, secondo te? Ora dovrò fare rapporto. Parlerò con il mio informatore del tuo club, il Red Queen's Race. Sempre che tu voglia continuare. Scherzi. Prima devo ripulire il macello che hai fatto. Ci vediamo lì. Ah!
Ehi, hey, ciao. Il tipo lavora qui. Da a parlargli. Ti aspetto fuori. Digli che Igor lo saluta. Lui saprà di cosa parli. È il tuo informatore. Non mi conosce. Beh, l'ultima volta che ci siamo incontrati non è finita bene per lui. Quelli che ha tradito se ne sono accorti. Credo che avrei più possibilità di farlo parlare senza di me, almeno volontariamente. Chi è questo tizio? L'onorato proprietario. Ha ogni genere di cliente ed è un vero ficcanaso. Quindi sa tutto di tutti. E in più è un codardo. Combinazione perfetta. Ok, aspettami qui allora. Cerchi un'ispirazione generale o qualcosa di specifico? Posso aiutarti con entrambi. Cerco un club, il Red Queen's Race. Se fossi in te cercherei un luogo un po' più accogliente. Il Lizzy's di Kabuki è un buon inizio. O il Clouds di Japantown. Voglio un indirizzo. Ascolta, è un club su invito, ok? Se non sai l'indirizzo, significa che non sei il benvenuto. Ti saluta Igor. Cazzo no! Gli ho già detto che ho chiuso, che sono fuori! Lasciatemi in pace, cazzo! Tutti quanti! Cazzo! Ehi, Nick! Vattene! Rilassati. Devo solo farti una domanda. Non c'è niente da vedere, signore. Forza, sparisci, ho detto! Lasciatemi in pace, ok? Non potete costringermi a fare niente. Il Red Queen's Race. Dacci l'indirizzo e ce ne andremo. Questa l'ho già sentita l'ultima volta. E poi sono arrivati quei bastardi e mi hanno spezzato le dita. Ma allora non c'ero io. Adesso sì. Farò in modo che non ti succeda nulla. Se ce lo chiedono, diremo che abbiamo trovato l'indirizzo su un corpo ripescato nella baia. Ah, d'accordo. È fuori dai confini cittadini, vicino al fiume, nell'area di Bonita Street. Ci sei mai stato? Ho fatto alcune consegne, merci e a volte persone. Ma non so perché vogliate andare a ficcare il naso lì. Il club è vuoto. L'hanno chiuso. Chiuso? Prima o dopo che il sindaco Ryan è morto? Subito dopo, credo. Grazie, Neil. La mia solita sfiga. Guarda un po'. Una vera e propria svolta. Vado direttamente a Bonita Street. Vieni con me. D'accordo, grazie. Thank you.